Rock Eventi cambia nome e fattrice, da spettacolo evento nel bassino di Sasso Corvaro a cartellone itinerante che accende le luci del teatro, del cinema e dell'arte, in tre rocche legate al segno di Francesco di Giorgio Martini, Monte Cerignone, Santa Catafeltria e naturalmente la natia Sasso Corvaro. Di qui Rock Eventi, il nuovo format che racchiude una carrellata di appuntamenti tra cultura, spettacolo e intrattenimento. Per Sasso Corvaro abbiamo pensato di lavorare solo sul cinema, ma non il cinema così. Ecco, più che altro si tratta di un lavoro di formazione nei confronti del cinema restaurato, con un laboratorio molto interessante sulla tecnica del restauro delle vecchie pellicole. La Cineteca di Bologna e l'archivio soprattutto della Cineteca di Bologna ci ha dato delle pellicole molto interessanti restaurate, dei corti di Chaplin che altrimenti non si potrebbero vedere così facilmente. La seconda rocca è il 4 di ottobre a Monte Cerignone ed è dedicata all'arte, una sorta di laboratorio progressivo delle arti punteggiato dalla presenza di alcuni maestri. La rocca di Santa Catafeltria è tutta dedicata al teatro. È un certo tipo di teatro, teatro in maschera, teatro di dignità veramente nazionale e internazionale. Abbiamo un'ottima compagnia che lavora là, ammaestrata dal numero uno in commedia dell'arte a livello europeo, che è il maestro Carlo Boso, e il carro dei comici che nasce dalle nostre file di formazione. Alcuni sono qui presenti in questa conferenza stampa, porto due magnifici spettacoli. Sicuramente uno anche nel bellissimo teatrino e uno all'interno della rocca. Il festival è stato presentato agli organi di informazione durante la conferenza stampa convocata nella sala dei gruppi consiliari Giuseppe Angelini presso la sede della provincia di Pesaro Urbino. Sono intervenuti il presidente della provincia Palmiro Ucchielli, l'assessore provinciale alle attività culturali Simonetta Romagna e Donatella Marchi, direttrice artistica di Rock Eventi.